Uno degli indicatori di qualità è la quantità di casi chiusi. Come chiudere? Bene o male? Nell'ambito specifico della mia posizione professionale ho a che fare con conflitti, con contrasti e piccolezze degli umani disumani. Io sono uno specialista seriale della crisi genitoriale. Con nessun investimento superiore a quello occupazionale e i meccanismi di difesa, quelli più caratteriali dei bambini primitivi con problemi cognitivi come fossero aggressori e non più vittime, autori del copione sempre uguale, dell'enorme frustrazione e del disinvestimento dell'operatore sociale. Ogni pezzo del lavoro è diverso ed è di per sé una legittimità, ma il problema è che non abbiamo niente da dirci o da fare insieme. Io non voglio essere un erogatore di minimi vitali, non voglio essere preciso in tutte le cose come chi non è mai tranquillo. Avere a che fare con persone sgradevoli e dire poi con vanitosa svagatezza vediamo quali sono i risultati alla distanza e cerchiamo di fissarli tra le cinque pareti di ogni stanza immaginata da chi si trova a dover inventare un modo per far passare del tempo. Va sempre fatta una richiesta scritta, parole senza sesso, scritte e pensate per costrutti senza spazio, senza senso. Il disagio del bambino è spesso la conseguenza di un comportamento disfunzionale dell'adulto significativo di riferimento. Il cambiamento di quel comportamento potrebbe essere la sola terapia che fa guarire quel bambino. Ma quel comportamento, proprio quel comportamento, spesso è vissuto dall'adulto come esigenza o come bisogno. Un bambino responsabilizzato e fatto crescere per forza. Una mamma immatura che lo fa dormire con lei nel lettone perché è lei ad averne bisogno. Un padre bambino, rivale alla PlayStation che si irrita se perde. Dialettica etica, la misura del guinzaglio. Un progetto a tela di Penelope. Se sogna di meno, si preoccupa di più. Il messaggio per la mamma è che la situazione è esplosiva, ma non è ancora esplosa. Dove è spettatore lui, lui fa. Qual è il colore del semaforo? Non è uno, non è un colore, sono tre. Mi bastava trovarmi seduto in ultima fila per capire se una cosa mi interessava o se facevo parte del pubblico pagante. E in 20 anni da guitto posso confessare che la mia vanità me l'ha sempre fatto preferire al pubblico appagante. Non posso restare. Sono tornato indietro da posti migliori di questo. Sono sempre stato bravo a sopportare i rimpianti. I rimorsi li lascio agli altri, a chi ha il conforto della confessione. I rimorsi sono per i cattolici.